lo ha annunciato in mattinata parlando di difficoltà economiche. Gabriele Carletti. Shock nel mondo dell'editoria, il Trentino. Domani sarà in edicola per l'ultima volta dopo 75 anni di presenza sul territorio. Addio alla versione cartacea, la storica testata diretta da Paolo Mantovan resterà solo in digitale sul sito web. Questa è la decisione della SIE, la società editrice di Michel Ebner. E l'effetto, riporta la nota del Consiglio di amministrazione, della grave crisi in cui versa il comparto editoriale, aggravata dal perdurare della pandemia da Covid-19. Decisione sofferta, viene sottolineato. Purtroppo, aggiunge la società, a nulla sono valsi la riapertura delle sedi periferiche di Rovereto, Riva del Garda, le sinergie interne al gruppo editoriale. Una ventina i giornalisti assunti. Per loro una scelta così perentoria che è un fulmine a ciel sereno. Alle 15 ci sarà l'assemblea nella sede del Trentino. La società, proprietaria anche dell'Adige, dell'Alto Adige, assicura che non ci saranno licenziamenti, ma solo il ricorso agli ammortizzatori sociali. Alcuni giornalisti saranno dirottati all'edizione online, per cui è annunciato un potenziamento. Dunque l'obiettivo è mantenere in vita il marchio del giornale, la sua storia, le sue battaglie. Ma un giorno triste per i giornalisti, il personale amministrativo, gli abbonati, i lettori. Perché quando chiude un giornale è la stessa democrazia a risvegliarsi più povera.